Presidente Piraccini, un bilancio dell'edizione 2016 di Macfruit. Beh, devo dire che siamo molto soddisfatti, non solo per i risultati quantitativi che sono comunque importantissimi. Sapevamo già che era andata molto bene come superficie espositiva, come numero di espositori. Siamo particolarmente soddisfatti di vedere un incremento del 10% delle presenze, esattamente il 9% delle presenze, ma quello che ci rende particolarmente fiduciosi e soddisfatti è un più 30% delle presenze estere. Un visitatore su quattro viene da oltre confine e i nostri sforzi sono stati premiati. L'anno scorso abbiamo privilegiato l'Est Europa, quest'anno abbiamo spinto molto sul Centro e Sud America e sull'Africa e devo dire che dal di qui sono venuti dei risultati molto molto interessanti. Quanti sono stati i visitatori del 2016? I visitatori del 2016 sono stati 38.000, che sono il 10% in più perché quest'anno non avevamo il traino di Flora Trade che l'anno scorso ha avuto 4.700 visitatori. Alle sue spalle la data dal 10 al 12 maggio 2017, qualche anticipazione? Ma dunque il 2017 dovrebbe segnare la definitiva lancio di Macfruit sul grande palcoscenico internazionale. Il 2015 è già stato un cambio di passo, quest'anno abbiamo ulteriormente accelerato, abbiamo delle fortissime aspettative di ritorno a maggio, che è il mese della fragola, che è un po', devo dire, il simbolo del riscatto dell'ortofrutta italiana, da grande problema a grandissima opportunità. Oggi finalmente gli agricoltori, la filiera riesce a fare reddito grazie alla qualità di questo prodotto e l'abbiamo scelto proprio come simbolo del Macfruit del 2017 che si terrà dal 10 al 12 maggio sempre a Rimini Fiera. Avremo la Basilicata, regione partner, principale area di produzione, regione produttiva della fragola, avremo un paese partner che credo il cui nome dica già tutto, la Cina popolare, già presente da 16 anni alla nostra fiera, quest'altro anno farà le cose in grande stile e sarà il paese partner con una presenza imponente sia di imprese espositrici che di buyer, perché puntiamo a portare in fiera i principali compratori di frutta diciamo di questo mercato. In più lanceremo il discorso di Macfruit Bio, quindi un'area dedicata sempre in un'ottica di fiera verticale, apriremo al biologico e lanceremo Macfruit Gourmet dedicato alle imprese artigianali che trasformano l'ortofrutta, quindi non un cibus in miniatura ma bensì diciamo una vetrina per quelle imprese che vanno nel reparto ortofrutta della distribuzione o si rivolgono come prodotti di eccellenza verso gli specializzati dell'ortofrutta. La novità probabilmente più rivoluzionaria però è Macfruit in campo. Il giorno prima della fiera faremo un campo prova, quindi il martedì faremo un campo prova, diciamo, di tutte quelle tecnologie che è difficile portare dentro una fiera, quindi mi riferisco a seminatrici di precisione, a trapiantatrici, a tutte quelle tecnologie, in particolare nel comparto orticolo, che oggi rappresentano la vera e nuova frontiera per le aziende agricole.